Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Dantino e Papannino. Oggi giocheremo a Garden of Banban 3. A Garden of Banban 3. Forse non è il proprio gioco più adatto per Dantino, però lui ci vuole giocare. I primi due in realtà non è che erano proprio troppo horror, quindi vabbè, vediamo. Questo è un gioco horror per bambini. Diciamo così, sì, dai. Allora, vediamo se partiamo da dove avevamo lasciato. Sì e no. Vediamo un po'. Anzi, sì. Si ricomincia l'avventura. Oh, che cos'era? È un canguro, però un po' strano. Carina! Ok, che dobbiamo fare? Oh, mamma mia, guarda. Felice di vedere che ce l'hai fatta. Non so come hai fatto, ma poi di nuovo sei sopravvissuto a un enorme schianto con l'ascensore, quindi immagino che non dovrei essere sorpreso. Inoltre, ancora una volta, mi scuso per averti colpito in testa. Infatti è per questo motivo che credo che non dovremmo incontrarci faccia a faccia. Ah, è Banban che parla. Vedi, per qualche motivo sono incline a istinti violenti e non mi fido di me stesso sul non cedere di nuovo a loro. Mi sono chiuso in una stanza di sorveglianza. In questo modo posso aiutarti senza essere un pericolo per te. È Banban? Sì, di sì. Al momento siamo al primo piano. No, al piano più basso per rimanere attivi. Ci sono molti altri piani sotto di noi, ma sono rimasti tutti chiusi e abbandonati da molto tempo. Quindi assicurati di non cadere. Okay. Per quanto riguarda i tuoi figli, non so esattamente dove siano tenuti, ma conosco qualcuno che lo sa. Vai al settore acquatico. È lì che risiede. Va bene. Quindi dei pesci ce lo dicono. Sì, ci saranno... Cosa strana? Un acquatico, i pesci ce lo dovrebbero dire, no? Ora? Mi sa che la pinna è per il telecomando del drone, ma ne manca un'altra. È qui. Beh, io penso che è qui, no? Sì, è lì. Ok. C'è anche un foglio. Andiamo. Leggilo. Ho sempre saputo di essere una persona sfortunata, ma ho raggiunto dei nuovi standard. Ok. Praticamente stava facendo la cacca. E mentre faceva la cacca, tutti sono spariti. È uscito ed ha trovato Pilar. Pilo? Sì. Sì, direi che ha settato nuovi standard di spiega. Non posso dire di no. Vabbè, no, già aveva fatto. Era in bagno, dopo tutto, alla fine. Non gli è andata neanche troppo male. A me non... Ha fatto proprio un omicidio gigante. Procediamo. Vediamo un po'. Ah, guarda dove siamo. La sala di prima che abbiamo visto durante l'intro. Interessante. Aspetta, scusa, il drone che dovrebbe essere troppo difficile trovarne uno. Praticamente tutti ne avevano una copia. Ok, ha detto che dobbiamo trovare una chiave elettronica e che tutti, ognuno di loro ne ha una di un colore diverso. Ok, intanto... Io in realtà non penso... Che stai raccattando da per terra? Dai... Delle cere? Sì. Ecco. Claire was here. Claire. Cosa vuol dire? Ma è la tizia di Resident Evil. Of Banban. Ah, va bene, quindi dobbiamo fare pulizia in pratica. Dobbiamo ripulire la zona. Da cosa? Dalle cere, forse? Le cere stiamo... Eh sì, infatti mi sa che le dobbiamo togliere tutte. Ah, lì c'è una chiave! C'è una chiave! Ah, cara mamma, la medusa carina è veramente forte. Ci porta con sé. Ma la signorina Mason la odia e io non so il perché. Va bene. Ecco la faccia che piange. Guarda, ci sono tutti. Sia Nabdab che Queen Bunsalia. No, Nabdab no. Bunsalia. Nabdab no? No. Bambalena. Sono carini. Capitan Mutanda. Va bene, interessante. Comunque, dai, finiamo di prendere tutti ste cere. Ah, ecco, perfetto. Le dobbiamo buttare qui. Dobbiamo buttare sia i colori che una mela. Ok, va bene, iniziamo a buttare questi intanto. Non c'è stranezza da gettare. Va bene, pigia il pulsante, vediamo. Dovrebbe funzionare.
Aspettiamo. Vediamo un po'. Oh mio Dio, è il razzetto. Mi sono preso tipo un colpo gigante. Vediamo. Però non ho idea di dove sia. Vediamo un po'. Niente, infatti manca la mela. Ah, ci eravamo pure dimenticati un altro colore. Ma forse era questo. Vabbè, facciamo una cosa. È tipo un quarto d'ora che cerchiamo la mela. Vabbè, intanto posiamo sto colore e riproviamo, vediamo che succede. Raga, adesso funziona. Vediamo, vediamo un po'. Se non funziona così, ragazzi, ci abbiamo finito il nostro gameplay di Bam Bam. Finisce qui perché non sappiamo dov'è la mela. Non ne abbiamo idea, abbiamo cercato ovunque. 15 ciao ragazzi, non perso. Vediamo un po'. Dai, incrociamo le dita. Sto incrociando tutte le dita. Pure quello dei piedi. Ah, alla grande. Perfetto. Bene, allora la mela era un troll. Bene, mentre Dantino fa parkour sui tavoli. Perfetto, abbiamo preso quella viola. Prendi. Rosa, viola. Prendila, prendila. Avevo sbagliato, scusa. Oh, perfetto. Lo vedi anche tu? Sì. Ci sto guardando. Oh, non saprei se avvicinarmi. Io gli vorrei tirare il mio drone. Sì, buona idea. No, no. Nope. Niente, neanche il drone si vuole avvicinare. C'ha paura pure il drone. È un po' creepy. È abbastanza creepy, è vero. Un attimo, io abbasso lo sguardo, c'ho paura. Oh mio Dio. Però sta fermo. Sembra quasi impaurito da noi. Ma che... Ho abbassato la visuale. È scomparso. Ho abbassato la visuale e se n'è andato. Molto molto sus. Vabbè, allora, andiamo avanti comunque. Non è bravo. Dobbiamo raggiungere? Perché non è bravo? Non ti ricordi dove ci ha fatto un po' di jumpscare? Vabbè, ma magari a cambiare. Le persone possono cambiare, anche i mostri possono cambiare. Tutto il mondo può cambiare. Dai, raggiungiamo la zona acquatica. Il vetro giallo è un materiale fragile. Il giocattolo, ma come ti permetti? Non può essere puntato direttamente su di esso. L'ho chiamato giocattolo il nostro bel drone. Guarda, però questa è la porta. Infame. Posso aprire questo? Ho visto una cosa. Oh mio Dio, ma quanto è alta sta porta? Però... certo che ci passiamo. Ci siamo rimpiccioliti noi. Le porte. Oh, guarda! Come si chiamava questo? È un coso? Il Siero. Sì, è il Siero. Quei mostri erano dei bambini che Bambana ha dato da bere questo Siero, questi bambini. Questi Bene, bambini, c'era anche la testa di Sirened. Questi bambini hanno bevuto qualcosa e sono diventati così. Questo è tante tutto ciò. Siero, mi permettete di avermi bloccato. Non c'è altro. Ah, c'è un fogliettino invece. Vediamo. Ok. Ah, ok. Questo qui è uno dei report sui vari esperimenti che fanno. Scannerizzando il codice QR esce fuori questa immagine molto strana. E si parla di The Jellyfish, che sembrerebbe essere molto più intelligente degli altri. O almeno, impara molto più in fretta rispetto a tutti gli altri esperimenti. Va bene, torniamo all'ingresso. Io me ne vado. No, torniamo all'ingresso. All'ingresso, se non sbaglio, c'erano... ecco lì. Devi far entrare il drone lì. Così io posso fare schiantare le cose nei vetri, però io lo faccio più giù. Alto. Ok. Perfetto. Okay. Bravo, non pensavo. Non posso passare. Ah, ok. Spai. Scomparso nel nulla. Anche il vetro è inquietante. Se bellissimo fatto il cappellino sopra. Hai fatto i lavori, hai fatto le case. Eccola, e abbiamo trovato. C'era la chiave. Ah, sì, non l'avevo visto. E abbiamo la chiave arancione. Ecco, andiamo ad aprire. Dove sono i nostri figli? Però Jellyfish è tipo una medusa. Eh sì, è quello, vuol dire medusa. Scendiamo. Oddio, ma... Cioè? Dove sei? C'è...
sulle serine? Finto? È abbalsamato? Non lo so, sembra tipo fatto di pongo. Ed è anche immobile. Comunque è gigante. Sì, è gigante, però è finto. È tipo una mega statua. Molto molto strano questa zona. Sembra un enorme garage. Tutto per questo specie di mostro finto, strano. Boh, non lo so. Okay. Vabbè, andiamo via, dai. Dai, io me ne vado, guarda. Però la chiave bianca non ce l'abbiamo. Non abbiamo la chiave, cacchio. No, scendiamo giù. Ah, però... C'è scritto lì. Communication kiosk. Quindi possiamo... Ma c'ha un occhio. L'hanno balsamato un po' male. Ma non è finto allora, come pensa... Oh! Dicià? Oh mio Dio. C'è un rumore. Oh mio Dio. Questa non me l'aspettavo. Io non parlo. Hai avuto una giornata difficile, si vede. Aspetti diligentemente il momento in cui lascerai questo posto miserabile con tuo figlio in mano. Anche questo posso dirlo. Non per vanificare i tuoi sforzi, ma temo che quel momento potrebbe non arrivare mai. Non posso permettere che accada e ti mostrerò volentieri perché. Ma dopo averlo fatto, segui il mio consiglio. Oh, ma che vuole questo qua? Lascia questo posto finché puoi. Cancellalo dalla tua memoria. Vai avanti e dimentica tutto ciò che mi è successo qui. E te lo prometto. Domani sarà un giorno migliore. Che vuol dire non mi può dare mio figlio? Oh, vengo a menà. Pezzo di medusa che non sei altro. Dove sono? Cosa? Non è che è mio figlio. La cosa più inquietante che io abbia visto in vita mia. Ma non è che lui è mio figlio? Oh mio Dio, spero di no, un po' bruttino se è tuo figlio. No, e gli hanno dato quel serio. Sono dei secchielli. Quel serio l'hanno trasformato in quel modo. Che è sta roba? Non è che gli hanno dato il serio al nostro figlio e gli hanno tolto la bocca e gli occhi? Spero proprio di no. Benvenuto in casa mia, o almeno quella che doveva essere la mia casa. Giù nelle profondità oscure e fredde della struttura, lì le circostanze ti costringono a fare cose che sono fuori dalla tua natura. Quando sento che mi sto allontanando troppo dal mio percorso originale, mi dirigo nella stanza in cui mi hai trovato a meditare. Ah, per riorganizzarmi, vengo in questo posto e poi mi viene in mente che cosa sto combattendo, perché vale tutto questo dolore e sofferenza. Mamma mia. Certo, niente di tutto questo è reale, ma tutto potrebbe esserlo, quindi è una visione questa qui. Non ho mai avuto raggi di sole reali che toccano la mia pelle, te lo immagini? E desidero ardentemente il giorno in cui finalmente lo faranno. Ho bisogno dei bambini per raggiungere questo obiettivo, ma non preoccuparti. Lo farò praticare le procedure più sicure. Qualunque cosa deciderò di fare con gli adulti, mi assicurerò di mantenerne uno in vita e sano di mente, in modo che i bambini sopravvissuti vengano portati in superficie con lui. E naturalmente per insegnarmi dove ho scelto di essere. Ma che cavolo dice questo qui? Oh, vivere la semplice vita di una medusa completamente senza cervello, appena sgranocchiando gamberi ed evitando di farsi mangiare dalle tartarughe tutto il giorno. Non apprezzi mai quanto sia calmante non avere la coscienza. Ma che cavolo sta dicendo? Non si capisce nulla. Ammiro il tuo coraggio, quindi ti sto dando la possibilità di andare via. Certo, intelligente sta medusa, ma neanche troppo. Prendilo, in questo modo non perderai sia la tua vita che la possibilità di vedere tuo figlio. Vabbè, parla un po' in modo strano sta medusa, però vai. È un po' una psicopatica. Cosa? No, mi sembra un po' una psicopatica sta medusa. No liver. Non lo so. No, niente fegato. Ok, questo non lo leggiamo. È un po' inquietante. Sta dicendo. Niente fegato. Oh mio Dio, ma è Bamban! Ma guarda com'è inquietante davvero! Ma ha detto che non ci abbiamo fegato, non sì, ci abbiamo niente. E sta cercando delle cose da mangiare. Immagino dovrò cercare altrove. Ma è inquietantissimo! Siamo sulle saline.
Cosa ci hanno fatto? Cosa ci... ci hanno dato quel serio? Dici? Sì, siamo diventati così. Ma forse è ancora una visione. Vedi, si vede tutto strano. Forse è una visione. Non so cos'è, ma è veramente inquietante. Ah, c'è una. Prendi. Verde, giallo, verde acido. Vabbè. Ah, ti ricordi Bamban 2? Dobbiamo fare il solito gioco. Però con il potere. Dici? Questo. Sì, ci sta. Ci sta, hai ragione, proviamo. Allora, vediamo un po'. Vediamo se... sì, sì, devi sparare, mi sa. Esatto. Perfetto. Vediamo, speriamo che sia l'ultimo. Ah, ok, dovrebbe essere l'ultimo dopo tipo 3 ore e mezzo che spariamo. Vediamo se sia... oh, finalmente. Bene, non mi ricordavo fosse così lunga questa parte. Era più facile in altro modo. Era più facile con i cannoni, dici? Va bene, comunque, adesso ci siamo. Dai, andiamo. Vediamo, vediamo un po'. Qui non si vede nulla. È totalmente buio. Oh, finalmente si è aperta la porta. Oh! Oh, oh, oh. No, no, no. Mio Dio! Sei nuovo? Devi nasconderti, stanno arrivando! Chi? Non ne ho... oh mio Dio, ma che cavolo! La lumaca più veloce che abbia mai visto! Però c'era anche lei nel 2, ti ricordi? Sì. Era un po' più cattiva però, qui sembrava quasi nostra amica.